ci troviamo presso la Sala del Carmine. Tra poco una recita. Come si chiama questa recita, questo spettacolo? Canto di Natale. E a fare questa recita tre gruppi. Il gruppo dei bambini della scuola comunale Luigi Mancinelli che fanno il coro, ma qualcuna di queste poi recita pure. Poi c'è la compagnia Poranese Junior e poi ci stanno anche le danzatrici, quindi tante persone coinvolte. Ieri sera hanno debuttato con la stessa recita a Porano e ora le vogliamo sentire per vedere se sono state soddisfatti intanto di ieri sera. Chi vuole parlare? Allora, ieri sera a Porano, che ti è sembrato? A me mi è sembrato carino lo spettacolo. C'era gente? Sì. E voi, il vostro risultato, secondo te, com'è stato? Come ve l'aspettavate? Sì. Era bello, eh? Sì. Come bello, insomma, brioso. Sì. Non avete mai sbagliato. Sentiamo un po' loro. Voi avete sbagliato qualche volta? No. No. Qualche volta, però. Ah, beh, vabbè, qualche volta, scusato. Oh, qui allora, diciamo un po'. Allora, la compagnia Poranese, quanti siete della compagnia? 11. 11. Ma siete tutti, tutta la compagnia è venuta... Oppure ce ne c'è anche qualche d'un altro, no, che c'è fa. C'è qualche altro d'un altro, qualcuno, però. Sì, ma non partecipano sempre. Ah, quindi stessi. Insomma 11 quasi costanti, poi altri 3 o 4 che così saltuariamente. Oh, ma come mai, ecco, vi siete scoperti? La scuola comunale di Orvieto e voi della compagnia di Porano, come vi siete conosciuti? Chi vi ha fatto conoscere? La regista. Mi indicano qui, la regista, buonasera. Mi piaccio. Oh, sì, allora intanto una buonasera, il nome. Buonasera ragazzi. Ecco, allora, come mai ecco quest'idea di fare... Allora, c'era una signora giovane che lei sicuramente conoscerà, che si chiama Silvia Cerquaglia. Ah, senz'altro. Ah, che è la mia maestra di solfeggio. Perché io ho bisogno di solfeggiare, ho bisogno di fare musica, certo. Sono 4 anni che studio, sto sempre allo stesso punto. E allora, con questa signora, lei doveva fare il saggio di Natale con il coro, io dovevo fare la mia commedia come tutti gli anni, ragazzi, o per la Befana o per Natale, loro sono 2 anni che lavorano con me, ma abbiamo la compagnia da 13 anni. Allora, vogliamo unire le nostre forze e fare una cosettina, un musical? E allora abbiamo avuto questa bella idea, infatti si è rivelata felice perché in verità è un bel connubio, certo. È una bella... Così i ragazzi si sono conosciuti, sono anche divertiti, penso, hanno conosciuto altri ragazzi, altri giovani. Le esperienze dell'uno si sono trasferite all'altro. All'altro, infatti. Bene, e allora vedo lui molto allegro, con i baffetti, te che parte farai? Io interpreto l'impiegato, siamo 3 Smith. Smith 1, io sono Smith 2, poi Smith 1, poi Smith 3. Ah, quelli con i baffi tutti sono gli Smith, 1, sì. Ma ne vedo più con i baffi, 1, 2, 3, 1 anche dietro a te. Sì. Oh, allora, insomma, un'idea che è partita quindi dalla vostra coordinatrice, 3 anni ha detto c'è questa compagnia. Quante volte fate le prove durante la settimana, il mese? Beh, 2 volte, poi se c'è bisogno anche 3. Quindi voi durante l'anno, costantemente, recite o non recite, voi siete impegnati alle prove? Sì. O solamente in questo periodo che c'era da fare questo spettacolo? Beh, di solito soltanto quando ci sono da fare spettacolo. Sì, certo. Se no, no. Ah, quindi è vero che sempre questi provano in continuazione, indipendentemente... Beh, continuazione, diciamo che quando abbiamo finito per Natale la Befana ci riposiamo un mesetto. Ah, che poi... Così, e poi si ricomincia di solito lo spettacolo per l'estate, di solito facciamo spettacolo ad agosto, facciamo, io non ce l'ho a telefono, e quindi facciamo 2 spettacoli l'anno, d'altronde non è che si riesce a farne, però le prove... Noi ne facciamo altre 2 con l'altra compagnia, perché a Porano appunto c'è un'altra compagnia. La compagnia stiamo preparando adesso Miseria e Nobiltà per la Befana. Ah, quindi è anche regista dell'altra compagnia. Quegli altri ragazzi l'ho presi che avevano la loro età, nel 91 l'ho presi, quindi c'erano quegli 11 e anni. E noi abbiamo ripreso qualche vostra commedia veramente simpatica, recitata ad arte, sì. Complimenti. Beh, sono bravi, diciamo che i poranesi hanno quel fuoco sacro, diciamo, della... Lo spirito artistico, diciamo. Allora, questi sono quindi della compagnia, passiamo un po' a quelli della scuola comunale. Oh, alzate la mano chi sono della scuola comunale, 1, 2, quante siete? Quante siete voi della scuola comunale?
Una quindicina? Ma tutti nello spettacolo, ma allora sarà un coro formidabile. Ma voi cantate solo questa sera in questo spettacolo, poi vi vedremo. Allora, chi è che recita? Quelli? Ah, quindi sia quelli con i grembiuli azzurri, celesti, sia quell'altro. Quindi recitate, che vi ha insegnato a recitare? Sempre la regista con intervistata poc'anzi? Però Silvia. E Silvia. Silvia però più che altro per il coro. Oh, ma voi quali altri spettacoli avete fatto come scuola? Ah, io ce l'ho. Oh, oh, Lizio Radio Magico. Ah, sì. Lizio Radio Magico. L'Elisir d'Amore. L'Elisir d'Amore e io il Barbiere di Siviglia. Ma te allora sei un provetto attore, cantante, sei tutto. Sì. Bene, allora, ieri sera gli applausi, avete detto, sono stati quanti? Tanti. E i genitori che cosa vi hanno detto poi? Che siamo stati bravi. Stasera, ce le riavrete tutti i genitori? Sì, però stasera, visto che ieri anche sera c'era un po' tardi, stasera ci saranno anche altre persone, perché ieri sera è troppo. Ah, certo, ieri sera l'avete fatta alle 21 a Porano, sì, è stato il debutto di questa recita, sì. E oggi la rivedete qui alla Sala del Carmine. Beh, oggi avete un pubblico orvietano che è di casa vostra, quindi più caloroso. Forse anche il palco più grande. Forse anche più sicuri. Quindi qui più sicuri perché è la seconda volta. E poi in questo palco, lei diceva, un palco più grande, più bello. La scenografia era sempre questa, quella via là dietro, l'albero di Natale. Io mi sento meglio qui. Eh? Io mi sento meglio. Qui ti senti meglio, qui ti ci trovi meglio, eh? Benissimo, allora adesso io vi riprenderò la vostra recita. Oh, le due ballerine, so che ci sono due ballerine, non sono arrivate ancora? No, non sono. Oh, dobbiamo dire che anche la scuola Perseide partecipa a questa recita. Le ballerine sono 16 e 14 anni. Quindi sono un po' più grandi di voi. 17, 16. Beh, insomma, 16, 17 per voi sembrano che sono tanto grandi, eh. Voi quanti, che media di età avete voi? Che media di età avete? No? Io 10 anni. 10 anni, no, 8, 9, 9. Quindi da 8 a 6 anni. Quindi partiamo da 6 fino a 10 anni, fino a 12. E le ballerine quindi sono le più grandi. Sì. Qual è la parte più lunga? Chi la fa la parte più lunga? Ah, voi quattro con i baffi, eh? Sì, no. Lui, lui è protagonista. Tu sei protagonista. Beh, vabbè, io cerco di introdurre, fare un cappellino a quello che vedremo tra un po', perché ecco, noi creiamo questo cappellino per chi tra poco vedrà la vostra recita nella televisione, perché in questa la manderemo in televisione, quindi questa chiacchierata la vedranno un attimo prima. Un'altra mamma accompagnare un altro bambino. Noi la mamma la vediamo, l'abbiamo vista anche nell'ultima recita, che era il pifferaio magico, e lui era il ragazzino. Oggi che parte fai? Canti? Ti canti oggi? Recita. Ah, ecco, quindi qui si sono... fanno a Scrooge quando ero piccolo. Molto bene. Allora, un bel gruppo affiatato, entusiasta di fare queste cose. Allora, che dire, un in bocca al lupo. È un buon divertimento, è un buon divertimento, poi magari vi risentirò alla fine recita, per sentire un po' il vostro parere sul pubblico, su come sono andate le cose, che sicuramente hanno detto oggi ci sentiamo sicuri, è la seconda volta, oramai sono provette attrici loro, vero? A tra poco allora e buon divertimento. Sono le ballerine, no? Io volevo sentire anche le ballerine, ma non sono arrivate. Oh, sì, vedete che ogni tanto vengono dal camerino. Voi siete già pronti, eh? Siete stati prima. Sono circa le 18, quindi tra mezz'ora nel palcoscenico. Arrivederci.
altro mi occupo dell'associazione di Gino Cinelli che gestisce la scuola di Gino. Volevo semplicemente esprimere un fortissimo ringraziamento, provo a togliermi dal faro che mi acceca, volevo esprimere un sentito ringraziamento alla maestra Silvia, alla maestra Felicita, per aver organizzato questa collaborazione tra i bambini orvietani della scuola di musica e i bambini del teatro di Borano. Credo che siano iniziative meritevoli di ogni considerazione, perché per i nostri figli crescere facendo questa esperienza credo che sia importantissimo per la loro formazione futura e per un equilibrio che è determinante. Quindi termino immediatamente qui, vi ringrazio di nuovo. È la prima esperienza, vedo che ha riscosso un magnifico successo, il prossimo anno ci lavoreremo meglio, sperando che queste cose possano crescere e moltiplicarsi. Ringrazio anche il maestro Gambi che si è prestato per fare l'accompagnamento musicale, un applauso a tutti e buon divertimento. Anzi, a proposito, sono curiosa di sapere cosa avete scelto.
avvicinava i migliori e più belli giorni dell'anno. La vigilia di Natale tutti mettevano da parte i problemi per fare spazio alla gioia. Nonostante il freddo, la gente andava in cerca di un dono da mettere sotto l'albero o di un qualcosa da mettere sotto i denti. Tutti tranne un. Erano molte le leggende che circolavano su questo uomo misterioso. Ho capito anche la mia bocca? No!
sangue nelle vene. Di! Cosa gli capita questo dannatissimo Natale? Se no, non ci spiega il perché di questo entusiasmo. Ne ricavo una sensazione di benessere, di pace. Mi fa stare bene, insomma. Io fa stare bene? Qualcuno qui dentro si preoccupa di come sto io? Pensate che sarei diventato quello che sono? Se avessi sprecato il mio tempo a correre dietro a quelle stupide slitte? Tutto quello che mi interessa sotto la colonna di Davide. Ho qualche altro genio, ha qualche altra proposta da farmi? Buon Natale, Campo! Ho una fantastica idea! Una compilation natalizia a prezzo speciale! E il ricavato voglio fratelli! Cioè i vostri figli! Se non mi vado subito da ieri! Senti, fratello, perché domani non chiudiamo la ditta e ce ne stiamo tutti insieme a festeggiare? Non ci penso neanche! Domani, qui alle 7! Alle 7? Ma domani è Natale! Avete ragione! Aspettate un quarto! Andate! Ricordo circa 2000 e io sono venuto qui pensando
risparmio. E lavorando solo. Grazie, caro, per tutto questo. Grazie. Su, bambini, allora già mi metto. Fandonie. Va, amore, dove vai?
Mandoni. Fantasmi. Natale. Scrooge pianse lacrime amare e dopo aver pianto tentò di riprendersi. Ma come avrebbe tutte Mandoni! C'è nessuno? Sarà anche un fantasma, ma a chiamarmi nessuno. E se sei qualcuno, allora chi saresti? Credo di essere stato annunciato, ma per mia correttezza dirò il mio nome. Sono il fantasma dei Natali presenti. E tu saresti il terribile Scrooge. Ma prima che il giorno sia finito, imparerò molte cose. Vieni. Fantasma, ma oggi non dovrebbe essere la vigilia di Natale. Cioè, la mattina. Della vigilia. Ma non hai ancora capito? Che cosa? Che nessuno può vedere. Non ti vede nessuno. Ma ti pare che io sarei andato in giro con te? Fantasma, adesso dove mi stai portando? A scoprire chi sei. Ma come chi sono? Guarda, guarda. Ma scusa, a quest'ora non dovresti stare alla scuola. E tu allora? Non dovevi andare a lavoro in anticipo? Io sai cosa ho fatto. Ho preso un fantoccio, ci ho messo la parrucca e mi hai vestito. Un fantoccio con parrucca? Non dovrebbe capire la differenza. Infatti. Ma lo sai che succede se passi più in espansione? Che è un attimo trovarsi in mezzo ad una strada. Dovevo rischiare assolutamente per comprare un regalo per mia figlia. Pensa come sono messo io che ne ho due di figlie. Due figlie? Due cambiali? Vabbè, fammi scappare. Perché devo entrare subito. Fantasma, però anche loro, per mezz'ora bastava chiedere, no? E io... Tu cosa? Ma adesso guarda questo! Dai nonna, ci dobbiamo sbrigare! Perché dobbiamo correre? Lo so, a me fa piacere accompagnarti, ma ho già ricevuto un richiamo ufficiale di secondo livello. Vuol dire che sono a un passo dal licenziamento. Caspita, ma cosa mi hai fatto di male? Ti ricordi il mese scorso, quando ho avuto la broncopolmonite? Ho chiesto un giorno di malattia. Lo so, ho commesso una leggerezza. In realtà avevo solo 39,5 di febbre. Ti sembra poco 39,5 di febbre? A casa dovevi rimanere. Magari. Su, vabbè, entri in casa. Arrivederci stasera. Hai capito? Chissà chi era il suo padrone che l'ha fatta andare a lavorare con la broncopolmonite. Mo prendi in giro. E adesso dove mi stai portando? Scoprire chi sei. Come chi sono? Guarda, guarda. Ma qui ci sono forse parenti, amici. Amici? Forse dovresti dire indipendenti. Guarda. E vai, ti ho strezza da carte. Ah, con te non si può giocare. Trovi tutti i giochi strani. Non capisco cosa ci sia di strano nel poker cipriota. Nel poker cipriota c'è di strano? Che le regole le sai solo tu? E poi l'anno scorso che era rubamazzetto tibetano, sì. E l'anno prima cosa? Briscola mitologica. Tu te la prendi per cadere una scala reale. E io, modestamente, ti ho stracciato con uno sciamu. Ecco, lo vedi adesso. Cos'è uno sciamu? Lei dice che è una scala formata da un jolly, un 3 di picche e un santino di San Cristoforo. Sì, però dai, adesso giochiamo. Ma se giocassimo a battaglia navale, o palle avvelenate, o freccette? Perché invece non giochiamo a chi ti sto pensando? Sì, comincio io. Io lo so che pensi, ma Manuela Arcuri è troppo semplice. No, aspetta. C'è lui, aspetta. Animale, vegetale o minerale? Un elefante che è di mezzo, però più animale. Ma no, così non va bene, bisogna dire sì o no. E è pericoloso? Sì. E ha gli artigli, il grugno, il becco? No. Però sì. Che vuol dire no però sì? Che è un animale che si mangia. Ti avvelini? Ti mangia lui? Alle volte. È amabile. Non proprio. È odiabile. Fuochino. È il gattopardo temerario dei Pirenei. Dai, ci sei quasi. È il piranha cannibale delle Ande. Dai, ci sei quasi. È infido come un rapace, velenoso come un aspide, ottuso come un cinghiale. Dai, che ci sei pochissimo. È il temibile
o 6 anni. Beh, forse è il caso di farci una cavatina, no? Sì, ma non posso andarci senza essere annunciato. E non posso mica entrare dalla finestra. Dalla finestra no, però almeno possiamo vedere cosa accade dentro casa. Che cosa devo dire?
misterioso, naturale, magico. Forse c'era un basso, mi era sembrato di sentire.
sentire... No, no, non fa niente. Dimenticavo, Mary. Senza di lei, qui in ditta, non so come farei. Cari signori e gentili signore, temibile, sapete perché vi ho convocato qui oggi? Infatti, che cielo, siamo presto. Buon Natale! Grazie! Ma cosa fate ancora qui? Il Natale si festeggia in famiglia! E da quel giorno, il più bello dei bei giorni,
farvi complimenti, veramente bravi, 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 bravi. Bravi. Allora, questa è stata la seconda prova, quindi voi avete esaurito i vostri spettacoli, vi dispiace? Sì. Avreste voluto fare altri spettacoli in altre città? Sì. Ma allora il Natale deve ancora incominciare, ci sono le vacanze scolastiche, quindi potreste proporre alle vostre insegnanti di ripetere da un'altra parte questa bellissima recita. Che ne dite? Che ne dite? Voi sareste contenti, eh? Bene, un complimento veramente alla compagnia Junior di Poranese, perché avete recitato con un'espressività, con un sentimento veramente grande. Cosa vi ha insegnato quella bellissima recita? Quel racconto? Al terribile Scrooge, mi pare, no? Hai veramente fatto una parte eccezionale, ma anche tutti i tuoi amici, bravissimi tutti. Quindi bisogna dire bravo anche alla vostra insegnante, alla vostra regista, eh? Davvero, cosa vi ha insegnato? No, no, non partite, almeno i nomi sentiamo dopo. Di non odiare la pancia? Sì, sì. Il Natale è la festa di tutti. È Natale e bisogna essere allegri e felici e buoni. Certo. Bene, invece adesso vogliamo dire, tanti sono andati via, i vostri nomi, va. Allora, io mi chiamo Giacomo Giulianelli e vengo da Porano. Sì. Sergio Lucchi da Porano. La dieta? Noemi da Porano. Sciarra Leonardo da Porano. Simone da Porano. Se ci dà la luce, un pochino di luce per favore, ci stanno spengendo, non vi vedo più. Giulia da Porano. Alessia da Porano. Alessia da Porano. Ma beh, ma quanti siete da Porano? Silvia da Porano. Ah. Angelica d'Orvieto. Oh, lei la conosco. Jacopo De Porano. Oh, quanti poranesi. Emilia Leoni di Vicino. Di Vicino. Quindi sei orvietano. Sì. E fai parte della scuola. Oh, abbiamo una bambina che stava distribuendo i dolcetti. Il panottone. Bene, tu sei invece di Orvieto. Flavia, i vostri nomi? Nadia Giannetti. E te? Rosica. Gianna Gandola da Milano. Allora, una cosina della scuola però, della scuola comunale, voi alla scuola comunale seguite il coro, imparate a cantare, poi però mi pare che qualcuno di voi fa tante altre cose. Io di te mi ricordo che tu hai fatto il più ferraio magico. Anch'io. E mi dicesti anche te, tutti, e tu mi dicesti ma ho paura perché niente viene bene, sei ancora pessimista per Natale, no? Oh, comincia ad essere ottimista, bravissima, seguitate così. Bene, adesso vorrei sentire qualche genitore però, qualche genitore. Mamma. Ecco, qua stanno partendo, mamma. Buonasera. Buonasera. Oh, allora un parere di questi bambini che con tanta semplicità, ma veramente amor di cuore, ecco, hanno fatto una parte eccezionale. Direi che sono stati bravissimi, è un'ottima iniziativa che va senz'altro ripetuta anche il prossimo anno. E ci grazie. Vuole anche lo stimolo di voi genitori. Senz'altro. L'incoraggiamento. Tutto il nostro appoggio, grazie. Buon Natale. Altrettanto. Oh, qui abbiamo un altro genitore, allora queste recite così per i bambini. Cosa vi fanno sentire a voi genitori? Beh, innanzitutto orgogliosi. Certo. Orgogliosi, orgogliosissimi, perché la bambina è stata bravissima, ma soprattutto sono state brave le insegnanti. Beh, le insegnanti hanno trovato un gruppo di bambini veramente accatati. Te a scuola di musica che cosa studi? Canto e poi? Pianoforte. Ah, pianoforte, quante cose fate. E ti piace la musica? Quindi sarai famosa tra un po' d'anni. Te lo auguro. Buon Natale, ciao. Buon Natale. Allora, qui abbiamo Riccardo. Riccardo, ecco, accompagnata al pianoforte, alla tastiera, anzi. Allora, quante prove ci sono volute per fare, per metterlo in piedi? Ma purtroppo non tantissime. E avete visto che con poche prove, sia Felicita che Silvia sono riusciti a tirare fuori il meglio da questi bambini. Chi ha visto la prova generale ha visto anche un cambiamento straordinario di qualità dalla prova generale a queste due recite che sono andate in crescendo. Ieri sera a Porano è stato uno spettacolo ottimo con tantissima gente, come quella
che vede stasera. E i bambini sono stati meravigliosi. Ci hanno preso gusto, hanno detto vorremmo rifarla un'altra volta. Ma questo è un messaggio credo per tutti, la possibilità di organizzare. Grazie Riccardo, vado perché non mi scappano i genitori. Qui vorrei parlare io, ecco, un gruppo di genitori, allora cosa dire di questo debutto così da bambini? Allora è stato uno spettacolo meraviglioso, i bambini si sono comportati da attori veramente veri e quelli che hanno organizzato tutto quanto, quindi quelli che sia il maestro Cambri che la Felicita che gli altri, sono stati veramente eccezionali, veramente bravi. Sì. Complimenti e speriamo che vadano avanti ancora con Riccardo, anche la cerquaglia che faceva tutti quanti. Bene, un po'. Con la regista di Porano, ho fatto i complimenti al bambino, ho detto non potevo non farvi complimenti a fine re, però anche alla regista bisogna fare i complimenti, veramente bravi. Sì, grazie. Quindi veramente con sentimento facevano questa recita, con l'espressività giusta. L'ho istruiti bene, ho detto i puranisti c'hanno proprio ce l'hanno nel sangue. È la razza, veramente. No, la razza. E poi ecco, essendoci la razza, una che la fa risvegliare, no? Questa, sì, io li sgrullo pure abbastanza, loro lo sanno che li sgrullo, però ci vuole un po' di severità. Bene, ci complimenti, felicità, vero? Felicità. Sì. Complimenti, un buon Natale. Questo è lo zuccherino. Vorrebbero rifarle in alto, durante le feste natalizie. Durante le feste? Chi lo sa? Dove andiamo a fare? Non lo so, pensateci, i bambini sono dispostissimi. Certo. Bene. Grazie. Allora, anche Silvia, ho sentito tutte, anche sì. Allora Silvia, a fine recita, al secondo debutto, come ti senti? Contenta, gratificata? Contenta, sicuramente mi sono un po' levata di dosso questo peso. Vabbè, ma non è stato un peso, insomma, perché ho visto che l'hanno fatto con tanto entusiasmo. Diciamo, la preoccupazione. Alla preoccupazione, sì. Lei una mamma, ha assistito? No, un parere anche per incoraggiamento a questi bambini, all'organizzazione. Sono stati bravissimi, tutti i bambini, ma gli insegnanti sono stati fantastici. Veramente bravi. Questo che dice bello, ha un buon Natale, e poi con questo augurio da bambini è ancora più bello. Arrivederci. Le cioccolate, e noi qui intanto vedete. Sentiamo un altro genitore prima di chiudere, anzi con il dottore chiudiamo questo filmato. Allora dottore, anche lei una impressione dell'insieme. Devo dire che è stata una sorpresa inaspettata, molto piacevole. I bambini sono bravissimi, bravissime anche le maestre che gli hanno insegnato a recitare e a cantare. Un'esperienza molto positiva e spero che si ripeta anche negli anni successivi. Che con questa loro semplicità hanno anche questa sera cercato di far capire a noi grandi quanto è più bello essere buoni. Sicuramente, è anche un momento di riflessione per noi genitori che forse siamo un po' distratti dagli impegni quotidiani di lavoro e dalle preoccupazioni, ritrovare forse anche un pochettino di ingenuità, di freschezza e di candore e di bontà. E noi con questo augurio chiudiamo il filmato e facciamo di nuovo i complimenti a tutti, alle insegnanti, ai bambini, ai genitori che l'hanno seguito. Un buon Natale e a risentirci quindi tutti quanti per un'altra occasione così carina e così simpatica. A tutti un arrivederci. Grazie.